sono Alberto, 24 anni, 25 novembre, sono nato a Chiari, provincia di Brescia, sono... ma posso fare le cose tipo così pazze, tipo provincia? No, meglio di no. E da un paio d'anni, circa 2 anni e mezzo, ho sviluppato, mi sono trasferito a Bergamo perché ho sviluppato con la mia ragazza questo progetto, che è questo negozio nella quale ci troviamo, di fashion designer indipendenti e riviste internazionali. E saltatoriamente anche gallerie, esposizione, così. Però la mia prima attività in realtà è lo studente. Sono studente universitario, terzo anno fuori corso, faccio lettere e filosofia, indirizzo STARS, che è una sorta di DAMS. Alla fine, a differenza di tanti altri miei coetanei compagni, ho cercato di farmi la gavetta da solo. Sfortunatamente o fortunatamente non ho avuto dei genitori che economicamente potessero sopportarmi, e mi ha dato l'idea di essere molto più indipendente, di fare veramente quello che volevo e di autoprodurmi e autoprodurci, anche perché la mia ragazza è nella stessa situazione. E nel mio specifico, quella che ho fatto io è perché in realtà ti dà una preparazione discreta a livello umanistico nelle discipline di carattere artistico, architettura, fotografia, arte generica, scultura, cose che in realtà ti compri un libro, te le impari da solo, da autodidatta, e risparmi pure i soldi. L'università quello che mi ha dato è stata la capacità di relazionarmi, ovviamente, con un mondo che non era più quello del liceo e non era più un mondo di culla. E poi ti dava la possibilità, appunto, di riuscire a autogestirti, cioè il fatto di non per forza seguire le lezioni e avere delle scadenze che erano comunque in realtà elastiche, e la possibilità di parlare con un sacco di persone che venivano da tanti ambiti mi ha dato la capacità di capire che in realtà se volevo fare qualcosa me lo dovevo fare da me. Mi chiamo Daniela, ho 25 anni, quasi 26, e sono studente di scienze educazione. E lavoro in una comunità per donne agli arresti domiciliari che si trova a Bergamo, e faccio volontariato in un centro diurno per persone che vivono in strada. La possibilità di fare l'educatrice o comunque lavorare nel sociale è data solo se fai scienze educazione, cioè necessità di un diploma, e quindi hai deciso di intraprendere l'università. L'università comunque ti dà l'idea dell'educatore, che è un po' uno psicologo, un po' quello che sta lì, accompagna la persona. Nella pratica mi rendo conto che l'educatore è molto diverso, perché comunque sta vicino alla persona e lavora insieme alla persona. Conosco persone che lavorano con disabili e che nel momento in cui arriva una persona, un educatore nuovo, vedono in questo educatore la difficoltà, l'idea di dover alle volte pulire un disabile. E poi ci vorrebbero tirocini, molti di più, uno all'anno, non lo so. Però non basta un tirocino in 3 anni per pulirsi la coscienza e dire vabbè, qualcosa gli abbiamo fatto fare. E abbiamo iniziato un po' a girare per le città europee e conoscere quindi un sacco di realtà allora a me sconosciute. Non è che ho iniziato a viaggiare molto tardi, ma ho iniziato a conoscere parecchie cose che mi venivano sconosciute anche tramite internet, in realtà magari cose che riuscivo a vedere tramite internet, che riuscivo a approfondire a livello vitale, a conoscere l'editoria indipendente, l'editoria in generale, quella magari anche più massificata ma comunque interessante. E quindi ho iniziato a utilizzare tutto quello che in realtà mi veniva da dentro come comunicazione, come immagine. Non ho mai fatto una scuola specifica per questo, però questo col tempo, ancora adesso lo sto sviluppando, mi ha portato a sviluppare tanti altri progetti. Ho aperto una casa editrice 1 anno e mezzo fa di fanzine che seguo, nella quale seguo appunto artisti emergenti o comunque illustratori della scena underground italiana, che curo completamente io e produco io. E quindi seleziono gli artisti con la quale pian piano instauro un rapporto, con alcuni sono diventato molto amico, con altri un po' meno. Ho sviluppato una serata con relativa comunicazione qua a Bergamo, che nell'ultimo anno comunque ha dato a un sacco di ragazzi un posto per divertirsi. Sono stata prima in Costa d'Avorio per pochi giorni, nel senso che ho fatto un'esperienza molto breve, e mia sorella era missionaria lì e sono andata giù da lei. Sono stata nel 2008 e tornerò anche quest'anno in India, nel sud dell'India, e io ho fatto un'esperienza tramite la Caritas di Bergamo di volontariato. Sono state 3 settimane in un villaggio abbastanza fuori dal mondo. Mi ha colpito molto questa differenza
tra l'Africa e l'India, in quanto in Africa è più facile che ci siano missionari italiani e quindi loro si aspettano anche un certo atteggiamento da noi italiani, mentre invece in India sono più abituati a darsi da fare loro, e questo credo fondamentalmente che sia dato da noi, come ci poniamo nei loro confronti. Da novembre 2008 lavoro in una comunità per donne agli arresti domiciliari. Le ragazze restano lì per qualche mese, generalmente poi quando riteniamo opportuno si inizia un inserimento sul territorio, sia di tipo lavorativo che di tipo abitativo. Io lì, vabbè, sto con loro durante la giornata, faccio quello che fanno loro. All'interno della comunità c'è un laboratorio di sartoria in cui fanno piccoli lavoretti, e niente, io sto con loro, cerco di controllare qua tutto bene, di mediare dove ci sono delle liti piuttosto che dei disguidi. La struttura carceraria a tutti gli effetti è una struttura di punizione. All'interno del carcere è vero, non si può dire no, ci sono dei programmi di studio, però alla fine della fiera una persona è possibile che entri in carcere all'inizio della sua pena e la faccia tutta lì dentro senza la possibilità di reinserirsi sul territorio prima della fine della pena. E questo chiaramente crea un sacco di recidivi, perché una volta uscito non hai una rete fuori che ti possa accogliere. Noi cerchiamo un po' di far questo, nel senso che una volta che entrano da noi cerchiamo di accompagnarle a un'uscita un po' più graduale, fare in modo che riprendano il contatto con i loro parenti, che spesso sono un po' contatti rotti dalla situazione detentiva. Ma quello che non riesco fondamentalmente a capire della mia generazione è questo piattume, cioè la gente non si sente leggera, non si sente easy, come dicono i giovani, e almeno si parlasse ancora dei vecchi stereotipi, ancora delle vecchie partite di calcio, ma i maschi non parlano manco più di quello. E niente, penso che quello in un futuro non mi vedrò, non lo so come vedermi in futuro, sicuramente fisicamente mi vedrò decisamente più affascinante, con una barba lunghissima e un sacco di figli, mi piacerebbe. Però in realtà a livello personale penso che sarò sempre alla ricerca di qualcosa, quindi il fatto di essere sempre alla ricerca di qualcosa mi terrà sempre in evoluzione, perché alla fine, come ben diceva qualcuno che non ricordo il nome, l'evoluzione vuol dire rivoluzione, perché poi in realtà c'è chi ha ambizione di fare soldi, io non ho ambizione di fare soldi, non mi interessa. 3-4 anni fa il mio sogno era andare a vivere all'estero. Adesso penso che in realtà, appunto, come si diceva, la rivoluzione si fa dall'interno, cioè quello che cerco di fare tutti i giorni in realtà, appunto, deriva fondamentalmente, se devo fare una minima e spicciola psicologia, dalle esperienze, e le esperienze sono in realtà gli altri. Credo che nella società di oggi ci sono parecchi problemi nell'affrontare il tema sociale. Penso che ci voglia un po' più di attenzione, e soprattutto penso che la gente debba mettersi in testa che non capita sempre tutto agli altri. Se io penso al mio futuro, mi piacerebbe continuare a lavorare nel sociale, magari riuscendo a portare avanti qualcosa che sia più mio, no? Quindi, non lo so, una comunità. Può sembrare estremamente religioso, però il mio... spesso cerco di vivere pensando di non fare agli altri quello che non vorrei che fosse fatto a me. Quindi cerco di imporre meno regole possibili in modo da poterle rispettare io per prima e poi farle pretendere che gli altri le rispetti. Se potessi cambiare qualcosa adesso, in questo momento della mia vita, nella società attuale, cambierei la paura che c'è nel diverso, e insomma vorrei che la gente riuscisse ad accettare un po' quello che è diverso, a trarne gli insegnamenti, la ricchezza che ti può dare la diversità.